bello questo, ragazzi. Napoleons. Napoleon. Lo dicevano un anno fa che scoppiava la guerra mondiale. Non ti preoccupate, se la Russia voleva fare la guerra, l'aveva già fatta e l'aveva fatta in modo molto diverso. O l'avete capito? O l'avete capito? Stronzo. Avete visto che sono gli Stati Uniti? A Zelensky, ora basta. Trova altre soluzioni. Allora andiamo. Hai rotto il cazzo. La devi far finita. E lo dice non. E lo dice quella cosa che dovrebbe essere il presidente Biden. Fa questa missione con il carro armato, sa ci vuole arrivare, no, a parte qui vicino questa che sta buttando benzina su questa cittadella. È l'ennesimo tentativo di farci, ragazzi, eccomi qua ancora, lucrati di farci stare con questa cosa interiore, per cui ora c'è la guerra mondiale, poi domani arriva il creaturo e arriva ovviamente Spark e tutto quanto. Avete visto, li hanno abbattuti, ma non si trova niente, perché della guerra, dire anche che arrivano gli alieni, dobbiamo essere tutti alieni, l'ho visti tanti, per salvare il genere umano. No, allora, abbiamo salvato già da noi il genere umano, non dovete romperci i coglioni con le palle, perché queste sono palle. Avete visto che si sono resi conto che l'astensionismo è grave? Avete visto che sono giornalista, ha detto ai politici italiani che non va? Un romanino a mamma. Muore la democrazia. Oh. Muori te e la tua classe politica. Muore la democrazia. Ma non vallo. Di essere indispensabili. Perché necessari tutti, indispensabile nessuno, diceva. Ah, ecco. Ma l'indispensabile c'è la gente. Come c'è il italiano, scusate, ma la batteria sta dando cenni di palese insofferenza. Spero di poter arrivare in fondo alla diretta. Se mi date 30 secondi. Oh, che cazzo, ma che cazzo, ah, lo devi imparare, ah. No, no, noi italiani con la forza del popolo, capite, la creeremo la differenza, e quella differenza sarà quella differenza, ma che toglierà di giro tutti voi che non valete più un cazzo, non avete mai fatto grazie, che avete ridotto il popolo italiano in questo paese in queste condizioni. E queste condizioni, non capisco che è successo, sono condizioni brutte, sono condizioni che ti devono far riflettere, perché fanno riflettere noi, ti devono far riflettere anche te, non puoi venire a dire che vuole la democrazia, diciamo che non si può, classe politica, ma che dovete andare, ve l'abbiamo fatto vedere, tanto non vi votiamo, non ci rappresentiamo, ma sapete cosa vuol dire questo? Se non ci rappresentate, quello che voi decidete. Bah. Voi non ce la fate un cazzo, non potete capire. Noi tireremo a dritto, ma non sempre tirate a dritto. Scriveteci le vostre raccomandate. Quindi, mandateci le vostre lettere. Aspettate che metto il carichino. Intanto vi parlo e poi tiriamo. Carichino. Ecco. Carichino. Guardiamo se ce la facciamo senza fare danni. Guardiamo, faccio un'operazione carichino. Eccola qui, guardiamo se funziona. Di conseguenza, però non lo provi, vedi che tu insisti a dire che ci abbiamo. Ma lui ascolta sto marito. Avete sentito che dita? Amore, fama, rama, una fama. Woo! Yes! Oh, big man! Andiamo! Questo grande schieramento, questo grande. Dove sono andati fino a fondo? Non vi preoccupate, arriveremo. Problemi non ce ne sono. Stiamo lavorando ampiamente per voi e lavoreremo così bene. E la voce di dissenso serve.
Ma si mette in mezzo. Perché quando mi dicevate, ma ce la faremo a fare quello che vogliamo. Puliti, sì. Ah, ancora non ci arrivato. Oh, cos'è? Ma secondo me è da dentista questo gioco, perché... Cazzo! E che cazzo! Cercato. Sono quasi arrivato. C'è qualche... Ragazzo, è sto stronzo. Ma esci, cazzo. Ma non è possibile. Ah, se, questo se sono messo, gioco. Ma non è possibile che non va. Polemica nei miei confronti. Forse avete capito a chi mi riferisco. Polemica. Una persona seria davanti a questo e chiudo il discorso e non me sentirete più parlare. Fa parlare proprio avvocati e tu la sua ma che cazzo onorabilità con l'aiuto della legge, perché noi saremo il dissenso, perché noi saremo contro il sistema qua. Perché noi saremo c'è un problema ragazzi, classe politica. Wow, colombine ma noi crediamo nella legge, crediamo nell'istituzione.